Una delle cose che più amo fare quando viaggio è assaggiare le specialità culinarie del luogo dove mi trovo, e questo vale anche per il junk food, ovvero tutto quel parco di cibonio composto da snack dolci o salati. E in quanto a gozzerie, il Giappone non è secondo a nessuno. Pertanto, quando ho scoperto il sito di Tokyo Treat, il mio palato ha avuto un sussulto. Tokyo Treat offre infatti scatole ricolme di snack giapponesi, che vanno dai Kit Kat, dai gusti più particolari, alle varianti delle bibite più famose. E queste scatole variano ogni mese a seconda della stagione. Potete acquistare una singola confezione o sottoscrivere un abbonamento e farvene arrivare a casa una ogni mese, sarà sempre diversa, in modo da poter soddisfare appieno il vostro lato ghiottone. E siccome l'altro ieri è arrivata la mia primissima confezione, era d'obbligo recensirla con tanto di assaggi. Solo mi devo spostare in un'altra location, perché qua tutta quella roba non ci sta. E notare la maglietta più food ignorante che sono riuscita a reperire in un negozio cinese. Ringrazio nuovamente Tokyo Treat per l'occasione che mi ha dato nel provare questi prodotti. E se anche voi volete viziarvi un po', vi lascio il link qui sotto nell'info box. Dite che vi manda Lilletta. Ma ora andiamo con il video d'assaggio. E siamo giunti al momento dell'assaggio, che non potevo fare da sola, infatti ho chiamato la mia amica Stefania, che è Ciao. stata anche una degli Oompa Loompa che mi ha aiutato durante la preparazione del libro. Quindi, per ringraziarla di aver sputato sangue nel preparare 250 milioni di buste, l'ho chiamata per provare i prodotti di Tokyo Treat. E io mi sacrificherò. Allora, innanzitutto c'è da dire che ci hanno dato un volume che spiega che cacchio stiamo per ingurgitare, perché giustamente uno dice che me sto a mangiare. E adesso quindi io esplicherò, lei vi farà vedere i prodotti e io vi leggerò che cos'è. Cominciamo con questa che è la bustona, abbiamo i Doritos. Prego, Doritos. intanto apri i Doritos. Appunto. Abbiamo i Doritos con la cipolla. Così se avete, non so, degli amici vampiri potete tenerli tutti tranquillamente alla larga. Oh, già l'odore, che non ci possono trasmettere gli odori via telecamera, ma già l'odore. Prego. Grazie. Prendi anche tu, mentre andiamo. Ah, buono. Buono. No, buono. È più l'odore che viene fuori dal sacchetto? Sì, in realtà No. Ah, molto buono. sono tipo le tortillas. Sì. I Doritos sono le tortilla, però con vari. Non le conoscevo, ma in realtà è solo l'odore, Sì, perché quando apri viene fuori un po' un olezzo di cipolla. ecco, Ecco, molto sono buoni. cipolla. Io direi di cominciare con i salati, perché poi Sì. facciamo i dolci. Allora, queste dopo ce le finiamo. Sono abbastanza Mentre buoni. guardiamo Intrighi e Passioni, che è il nostro guilty pleasure del mercoledì. Esatto. Ok, poi abbiamo questa di patatine. Ci serve una forbice. Si Aspettate. chiamano Ipoteco. Col sale da Okinawa, quindi sono ipoteco con il sale di Okinawa. Però non capiamo Ma se si credo che tratti di. significhi sale di mare, Ah, credo, non lo però so. credo siano gusti, altrimenti lo È scriverebbero la qui. stessa cosa, Cioè, non forse, stiamo ad cambia aprirli tutti, ne soltanto. assaggiamo uno, Sì. cambia il colore. Sai, blu. Dai, blu. Il colore preferito dell'Elisabetta, Lilletta. Esatto. Lei sa troppi miei segreti, potrebbe diventare un problema in futuro. Dimmi quando mi devo iniziare a preoccupare. Prego. Grazie. Che carini! Oh, sembrano le chipster. Esatto, sì. Questi assomigliano molto alle chipster, ma Sono degli anellini. anillini, così, molto leggeri, chipsterosi, diciamo. Buono. Però si sente il sale di Okinawa. Mi sento. Non senti il sale di Sì, Okinawa? tantissimo. Stiamo parlando con la bocca aperta da vere maleducate, ma non sarebbe un vero video di prova schifezze se non lo facessimo. Poi, allora, queste saranno salate. Doraemon. Eh sì, sembra Doraemon, un Ma incrocio non tra è. Doraemon e Gigi la trottola. E Holly e E Benji Holly anche. e Benji. Allora, questi sono Umai Sugar Rusk. Sweet corn snack. Va bene. Assaggiamo. Ah, però c'è anche un retrogusto dolce. Sì, in effetti Scrivono. sì, Vai. aprendo. Sono spugnosotti. Non lo so, Bing. vediamo. Oddio. No, mi piacciono i ciliegi. No, sono Allora, strani. sono strani. Perché sono salati, ma Ma dolci. dolci. No. Ti deve piacere questo gusto, perché è un po' particolare. Questo non l'abbiamo tanto promosso, è un po', l'abbiamo messo così. Allora, poi Sembra vediamo. dolce.
Ecco, ma oh, questo è Danny. Ah, questo credo sia qualcosa all'okonomiyaki. Texas corn, quindi prego. Non, lo so, cioè non è un okonomiyaki questo qua. In... sembra un coso spiaggiato. Sì, Texas corn okonomiyaki. Ah, sono tipo quelle patatine spugnose a quanto ho capito. Sì, ha il gusto di okonomiyaki che amo. Vabbè, quindi dovrebbe essere buono. Sì, mettiamo. Buono. Queste sono buone. Sono queste le Dixie, sì, senza formaggio. Sì, tipo le Dixie. Sì, è vero. È molto okonomiyaki perché c'è questo coso di salsa di soia con la... retrogusto, sì. Retrogusto di... No, buone. Queste ci piacciono, molto vai. Buone, sì. Texas corn okonomiyaki. Cioè, non ho capito perché c'è un bambino e un gattino incazzosino qua sulla confezione, però... Buone. Va. Ci finiamo tutto dopo. Allora, poi... No, dolce. Dolce. Credo che abbiamo finito i salati. Sì. Abbiamo finito i salati, quindi io direi di assaggiare, per cambiare gusto, la melon cream soda. Ecco. Ecco, questa potrebbe essere interessante. Speriamo che non esploda entro là. Okay. Ecco. Ovviamente c'è stato un piccolo incidente di percorso perché ha fatto puff, come sospettavo, però a posto. Va. Bene, proviamo questa buonissima che sto facendo ancora pastrocchi. È verde. È ok? Verde. È praticamente frullato di Slimer. Com'è che si dice in giapponese che non mi ricordo più? Itadakimasu, buon appetito, però... Kanpai! Kanpai! Cioè, buon bevitito! Yeah! Sa di melone. Sa di melone, è un po' dolcino. Non è che il melone è dolcino del suo... Non è male, Sta fa strano il colore verde, però... Se questa direi sì, la promuoviamo. Sì. No, una volta tanto va bene. Così cambiamo gusto tra il salato e il dolce. Direi che possiamo passare al dolce perché ormai nella scatola sono rimasti i dolci. Oh mamma. Allora, tieni, mostra questa cosa bellissima. Questo qui è chocolate mint candy. Quindi caramelle col cioccolato e menta. Quindi qua andiamo con le caramelle. Bene. Oh, ma sono impacchettate singolarmente. Sì, ce ne mettono anche tante. Vabbè, il cioccolato ci piace, la menta anche, vediamo. Sono dei mini lollipop. Non riesco ad aprirlo. One eternity later. Ok, ce la posso fare. Sì. Com'è? Allora, si sente... Molto la menta, poco il cioccolato per ora. No, un po' si sente il cioccolato. Perché è dentro, quindi devi ciucciare un pochino per arrivare al cioccolato, mi sa. Il retrogusto un po' si sente. Sì, retrogusto cioccolatone c'è. Tagliamo, sennò siamo tre ore a tagliamo. Continuiamo il ravano nella scatola. Tieni, non ne ho idea. Allora, questo è... Ah no, aspetta, sono cicche. Ve le facciamo solo vedere, non le mangiamo perché sennò 10 ore, cosa facciamo? Un video ASMR di noi che... No, non aprirle! Sennò poi... Sennò facciamo un video di 10 ore di noi che mastichiamo la cicca. Direi di no. Secondo te a mercato sta roba? Magari c'è qualcuno che lo guarda. Cosa ne sappiamo? Prossimo video, 10 ore di masticamento cicca. Fanno grandi video masticamento ASMR, gente. Qua ormai non si può mai dire. Non so, vabbè, ma da quindi la gente poi che mastica, chi tieni? Ah, questo qui Anpaman. È Anpaman che ci ha raccontato un nostro amico giapponese, è colui che ha ispirato One Punch Man. Davvero? Sia il nome, sia per come è vestito, vedete la tutina, i guanti e la pelata. Il suo ideatore ha detto di essersi ispirato a questo Anpaman, che è un po' un'icona in Giappone, molto popolare, è tipo... È un cartone animato, come per bambini. La nostra, ha lo stesso, diciamo, valore target della nostra Peppa Pig, i super pigiamini. Però è molto più vecchio, quindi è popolare, conosciuto ed è anche una super mascotte. Allora, anche queste sono cicche, quindi evitiamo di aprirlo, sempre per evitare il 10 ore di ciccamento ASMR. Però queste qua sono al gusto uva, quindi quelle lì erano al gusto pesca. Pesca. E queste qua invece grape. Ci sta, ce le ciccheremo un altro giorno perché non le facciamo vedere. Oh, tieni. Sì, c'è sempre Doraemon però in versione spaziale. Ecco, allora questo non ho capito che cos'è. È la salsa tonkatsu umaibo. Oddio. E non ho capito, credo
che non so. Ma secondo me... Dice che è una salsa oltretutto vegetariana. E che cos'è l'umaibo? Io non ne ho idea. Proviamo ad aprirlo. Io non ho capito se è una salsa da mettere, ma no, sono snack. No, senti, prova ad aprirlo. È uno snack, c'è una cialda dentro. Ed è vegetariano, c'è scritto, okay. Quindi si può mangiare. Perché dice è simile alla salsa Worcester, ma è vegetariano. Va bene. Grazie. Prego. Si spezza. Sì, è friable. Mi sembra che sto mangiando del poliuretano. Non lo so. Cioè, la consistenza è un po' quella del poliuretano. Mangia. Ah, buono. Molto buono. È buono. Cioè, da vedere non è il massimo, No, ma devo dire che fino adesso tutto quello che abbiamo assaggiato effettivamente sapeva di quello che... Sì. Bene, continuiamo. Però era salato, io ho sbagliato e l'ho messo tra i dolci. Vabbè, abbiamo la scimmia che tirava con la mazza, non pensate male. Ah, si chiamano mini mazze di cioccolato. Ok. Sì, scusa. C'è un giocatore di baseball. Quindi ti mena, bevo un attimo questa per cambiare sapore. Chicherini, sono confezionati. No, ma che belle! Ma dai, sono carinissime! Va bene. Sono anche le confezioni sono anche differenti, Ma cambiano, ragazzi, le variant, Perché in Giappone il packaging è importantissimo. Io ho dei problemi ad aprire le confezioni. Ce l'ho. Ok, ce l'ho fatta. Oh, ma sono morbide. Non è... Un dolcetto della nostra infanzia che era tipo così, degolino, vagamente. Perché non è croccante, è morbido. Quando l'ho addentato è veramente morbido. Sa di tegolino. E vedi? È tegolino! È tegolino nipponico! Ah, abbiamo tagliato anche qua, se no non è bello vedere ruminare la gente. Questi qua, prego. Ah, questi qua sono ispirati. Sono i Kit Kat alla pesca e alla menta. Ah! Proviamo i Kit Kat alla pesca e alla menta. A me il Kit Kat piace. Quando sono stata 2 anni fa mi sembra avevo preso un pacco di patatine aromatizzate a vari gusti. C'era salsa di soia, pomodoro, eccetera. E ce n'era uno con sulla torre di Tokyo. Era stato gusto neutro o gusto ferro, non si sa, però. Va bene. Magari ti... Vedrete se riusciremo a organizzare il viaggio organizzato. Organizzare il viaggio organizzato in Giappone per l'anno prossimo. Vedrete quante schifezze me faccio provare. Ecco. Allora. Ho dei problemi. Ecco, grazie. Vediamo. Oh mio Dio, è mentissimo. Mamma mia. È tutta menta. Non mi piace. Mamma mia. Allora, è un sapore che ti deve piacere. Sì, perché c'è il cioccolato bianco che è molto dolce. Dolce. Con la menta da... La pesca quasi non si sente. È tipo un retrogusto. Sono la pesca, sono qui! Però si sente tantissimo la menta e... Sì, sovrasta tutto. È troppo mentoso. Cioè, a me la menta piace, però... Ok, abbiamo quasi finito, Ah, ma aspetta, questa mi sa che è da fare. Tieni un secondo. No, non apri... No. Ah no, sì, sono le caramelle che ti frizzano in bocca! Ok. Figata! Sai come quelle robe che vendevano negli anni 90? Quelle lì che frizzavi, quelle cose super chimiche. Le hanno fatte anche delle Spice Girl, siccome io ero una fan sfegatata, mi ero anch'io comprata. Anch'io le avevo prese, perché c'erano le figurine. Sì, dentro. Ti davano le figurine. Eravamo... Vabbè. C'erano anche i Chupa Chups. Sì. Ti davano le figurine. Che c'era la foto, non so come la potevano mettere dentro il... Vabbè, apriamo queste caramelle che frizzano in bocca e vediamo il livello di chimicità di questa cosa. Ce n'è solo uno. Ah, è un LOL. Vabbè, non ci abbiamo il colera, possiamo provarlo. Prego, vai. Ok, ti sta esplodendo la bocca. Frizza! Aiuto! Tieni, non ho malattie infettive. All'inizio però dopo frizza. No, solo io che sento il frizza. Vedi, un po' frizza. No. Sì, frizza, a me mi ha fatto tutto sul palato. Ma perché lei non frizza? Allora il frizzo era solo la copertura iniziale? Sì, perché c'è dentro una... Vedi che cosa... Ah, ma mi sa che devi pucciarlo nella polverina per farlo... Ecco perché non frizza!
Fritz? Ok. Allora non ho io il palato predisposto al frizzo, ma era proprio frizzo di suo. Buono. Ma buono, è particolare, ha un buon sapore perché non è nauseante. I sapori troppo dolci danno un po' fastidio. No, devo dire questo... che sono sapori sobri, dai. Bene, a parte quello lì con la menta che è stato un po' gni, gli altri andavano bene. Vabbè. Allora, credo che anche queste se appoggiano lì da qualche parte. Tanto qua c'è bene. Dopo finiremo tutto, quindi non è un problema. Tanto abbiamo mangiato poco a cena apposta. Okay. Allora, queste no, sono caramelle alla soda. Ma pensavo la soia. Caramella alla soia, bello, buono. Ok. Va bene. Sviluppano un sapore e ti lasciano la bocca fresca. Oh! Ma sono caramelle. Sono caramelle. Sono caramelle. Dentro come? Sono chewing candy, cioè, masticone. Soft candy. Sì, perché se sono ciccolo appena ingoiata e comunque no, sono caramelle, sono caramelle. No, sono caramelle. Soft candy. Non suona male. Sì, è gazzosa, tipo una caramella alla gazzosa. Sì. Ah, male. Wow. E l'ultimo coso è questo che però non possiamo aprire perché questi qua... sono quei dolcetti che fai tu, li metti con l'acqua, li metti nel frigo, questi qua. È tipo gelatino. Potete creare il vostro gelato soft cream con questo, però, perché vedi che ci sono i coni, ecco qua ci sono le istruzioni, ti dice di mettere in una lettiera per gatti questo coso. Di mettere un cucchiaio nella lettiera per gatti e poi mettere la puppina della lettiera per gatti sul cono. Quindi questo qua è da fare. E poi lo metti in frigo. Non dovrebbe sapere di limone. È tutto scritto in giapponese. Non... sì, di limone, cioè disegnino di un limone e due coni che si drogano. Che si drogano, bene. Ok. Allora, bello, dai, questo qua era l'ultimo oggetto. Purtroppo abbiamo finito le cornie. Questo qui era la scatola di luglio e ogni mese loro le cambiano in base alla stagione, come vi avevo già detto. Io mi sono divertita un casino. Niente, vi ringraziamo per aver assistito a noi che abbiamo scempiato e smangiucchiato davanti alla telecamera per questi minuti. Abbiamo insozzato tutto il tavolo perché è esplosa la soda, non ci ho pensato che poteva esplodere. E vabbè, succede, siamo sopravvissute. Sì, sì, no, tutto, grazie tutto a buono. Stefania per essersi prestata a questo esperimento. Grazie a te. Ci piacerebbe magari se Tokyo Treats in futuro ha voglia di allietarci con altre cose, sicuramente provvederemo a fare un altro video. Come lo possiamo chiamare? Cibonio? Cibonio sì, video? Video cibonio assaggi. Beh, ok, va bene.